In piedi di Atene, Elisa Blanchi, Angelica Savraiuk, italo-ucraina, Elena Santoni. Loro sono l'orgoglio italiano, la squadra nazionale di ginnastica ritmica campione del mondo. Le farfalle azzurre dell'aeronautica militare si sono esibite per la prima volta nel nuovo anno in un gremito Pala Pansini a Giovinazzo, terra di origine di Marinella Falca, da tempo residente a Bracciano, dove ha fondato e dirige una scuola di ritmica. L'entusiasmo è alle stelle, non lo nasconde nemmeno il sindaco De Palma, affiancato tra gli altri dal comandante dell'aeronautica e dal presidente del CONI Puglia, Sanicandro. Vorrei che la nostra campionessa fosse un'ispirazione per i giovani, perché lo sport può rappresentare volano di sviluppo per il territorio. Per Marinella, un grande ritorno nella sua terra. Dopo 12 anni torno nella mia città con la mia squadra ad esibirci ed è emozionante, perché comunque il pubblico quasi tutto mi appartiene, tra parenti, amici. E oggi tornare è stato un po' tornare come nel passato, e abbiamo rivisto anche i suoi genitori, insomma tante persone che abbiamo conosciuto. Esibirmi ancora con le mie compagne fa sempre piacere. Poi sicuramente il pubblico del sud è sempre molto caloroso. Abbiamo aperto con questa esibizione qui a Giovinazzo e per il momento ancora non abbiamo un calendario ben preciso, quindi vedremo piano piano cosa ci proporrà l'aeronautica. E per il 26 e 27 c'è grande attesa per Vincenzo Nibali, vincitore nel 2013 del Giro d'Italia e nel 2014 del Tour de France.